Proloco ha inteso celebrare in qualche modo questo carnevale sottotono, in quanto non erano previste le sfilate, lanciando un piccolo concorso tra i nostri cittadini perché portassero alla memoria oggi le loro immagini, le immagini del carnevale vissuto negli anni passati. Sono arrivate quasi 400 fotografie del carnevale e quindi oggi abbiamo voluto premiare in particolare proprio qui al Montessori questa festa e siamo anche contenti di avere consegnato a dei bambini un'immagine che rimarrà sempre un po' nei loro cuori, che è quella appunto della nostra maschera, il gadget col Soul Cat. Sono molto contenta di aver vinto questo concorso con questa foto, perché quando passavano i carri lanciavano le caramelle, i bambini facevano gara a prenderle. Io ero un po' piccola lì, avevo 4 anni, e mio padre era riuscito a prendermi una caramella e me l'aveva data e la stavo scartando, quindi ho veramente un sorriso quasi un po' diabolico, perché infatti sono vestita da diavoletto, perché stavo scartando questa caramella che per me era un regalo bellissimo. Per me il carnevale, essere partecipe, essere dentro, è come l'alpino, perché l'alpino è una cosa che ti prende dentro finché campi. A me la soddisfazione che ti danno quando entri nella scuola, quei bambini lì, che dopo me sono una persona che mi piace, anche adesso quando andrò a salutarli, io devo fare un po' di casino, sennò non sarebbe carnevale. Certo. Noi ci auguriamo che la città ritorni presto ad essere un luogo anche di giocosità, di felicità, di condivisione, e per questo diciamo abbiamo speso bene le nostre risorse, perché abbiamo parlato dei bambini e i bambini sono il nostro futuro.